Ci troviamo al palazzetto di Spoleto, mi trovo qua con il coach del Conad Reggio Emilia. Questa sera Spoleto si è portato a casa questa vittoria di 3-1. Cos'è che non è andato, cos'è che non hanno giocato bene i ragazzi questa sera? Ma sicuramente non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo. Abbiamo iniziato arrangiandoci molto e siamo stati sulla partita nel primo set con molte situazioni che non gestivamo bene, ma che alla fine riuscivamo comunque a portare a casa il punto ogni volta che le cose non facevamo le cose bene, e quindi ci aggiustavamo con secondi tocchi e poi attacchi strani comunque che sono caduti. Però abbiamo perso quel set lì, poi abbiamo giocato molto molto bene il secondo set, molto molto bene. E poi dopo il terzo abbiamo subito un break con ricezione perfetta, palla in testa, con dei primi tempi purtroppo che con Benaglia sono usciti, tra una murata, una fuori, abbiamo sbagliato lì e ci hanno fatto il break. Un po' si è animato il palazzetto che era un po' in silenzio dopo quel secondo set che abbiamo giocato veramente bene. Qualche decisione dell'arbitro ha animato un po' di nuovo loro, hanno trovato energie che noi... quello che ho visto, ci sono mancate poi dopo nel reagire a quel terzo set, perché avevamo ancora la partita da giocare, si poteva ancora andare al tie break e poi provare a vincere lo stesso. Invece siamo partiti male 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 nel quarto con un parziale di 10-1 che ci ha tagliato le gambe, e alla fine abbiamo continuato a finire con quel parziale lì. Adesso ci riflettiamo, per fortuna tra virgolette le altre squadre dirette concorrenti sotto di noi, tranne Spoleto che ci è tornato a meno uno, ma Potenza Picena ha perso lì in casa con Mondovì, e quindi onestamente non è che sia cambiato molto per la classifica, si sono accorciate le partite che mancano alla fine della regular season. Scontri diretti non ne abbiamo più, dipende molto da noi e iniziamo da adesso. E dico da adesso significa da adesso, a pensare alla partita di domenica, perché domenica giochiamo in casa, è il nostro fortino, è stato fino ad adesso un fortino perché abbiamo fatto 27 punti su 40 in casa, e quindi dobbiamo continuare ad avere il nostro atteggiamento, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di approcciare le partite che abbiamo avuto in casa fino ad adesso, e sappiamo che dipende tutto da noi, perché se non abbiamo più scontri diretti, quindi dipende da noi. Abbiamo 4 partite, tutte con tante difficoltà all'interno di queste partite. La prima sarà con Santa Croce, e quindi da oggi, da adesso, la testa sarà rivolta a questa partita qua, perché è una partita troppo importante per noi e dobbiamo essere concentrati, arrivarci tecnicamente e mentalmente preparati a una partita difficile.